Ciao ragazzi, rieccomi nuovamente nella mia cucina. Oggi voglio deliziarvi con un fiore di pan brioche. Questo pan brioche è un po' insolito, ha la forma di un fiore, è molto sfizioso, è ideale per la colazione o per una golosa merenda e poi anche versatile. Si può farcire con ingredienti salati o come nel mio caso con ingredienti dolci. Io andrò ad utilizzare la Nutella, in alternativa si può utilizzare la marmellata. L'esecuzione del pan brioche è semplice. E ora venite con me in cucina, vi mostro gli ingredienti che andrò a utilizzare e i vari step. Noi ci vediamo alla prossima! Gli ingredienti che utilizzerò per questa ricetta sono 600 g di farina manitoba, 35 g di zucchero semolato, 45 g di burro morbido, 190 ml di latte, 2 uova, mezza bustina di mastrofornaio, buccia grattugiata di un limone. Gli ingredienti per la falcia e la decorazione sono Nutella e zucchero a velo. Per questa ricetta io utilizzerò il Bimby. Voi potete utilizzare in alternativa un robot da cucina, un'impastatrice oppure lavorare l'impasto a mano. Verso nel boccale la farina, le uova, lo zucchero, il burro, la buccia grattugiata del limone, il lievito e infine il latte. Chiudi il boccale con il coperchio e lavora a modalità spiga per circa 3 minuti. L'impasto è pronto, lo lascio lievitare nel boccale per circa 30 minuti. Sono trascorsi 30 minuti, ho adagiato l'impasto sulla spianatoia, divido l'impasto in quattro parti uguali. Verso sulla spianatoia un pochino di farina, con l'aiuto del mattarello stendo ciascuna parte e realizzo quattro cerchi, spessi circa 2-3 mm. Ho tagliato la carta da forno e ho realizzato un cerchio. Adagio sopra il cerchio di pasta. Spalmo su tutta la superficie uno strato di Nutella. Sovrappongo il secondo cerchio di pasta. Ricopro nuovamente con un altro strato di Nutella. Procedo allo stesso modo con il terzo cerchio di pasta. Chiudo con l'ultimo cerchio di pasta e non falcisco la superficie. A questo punto, con l'aiuto di un coltello ben affilato, divido il cerchio, cercando di non raggiungere il centro, prima in quattro parti, poi in otto e poi in 16.
E ora prendo due triangoli ed effettuo due giri completi. Unisco le estremità finali e giro le punte sotto, dando una forma arrotondata. Ho adagiato il pan brioche nella teglia da forno. Lascio lievitare nuovamente fino a quando non avrà raddoppiato il suo volume. Una volta lievitato, spennello la superficie con del latte. In forno a 180 gradi per circa 25-30 minuti o fino a quando risulterà ben dorato. Il pan brioche è pronto, lo lascio raffreddare completamente, dopodiché spolvero con lo zucchero a velo. Il fiore di pan brioche è pronto, lo trovo semplicemente meraviglioso. Consiglio di provarlo, è troppo invitante. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!